al via Teramo allo screening di massa con i test rapidi dedicato alla popolazione studentesca. Un'imponente organizzazione che sarà attiva fino a venerdì 22 gennaio, 10 postazioni e 16 linee dedicate per un numero potenziale da sottoporre a tampone di circa 11.400 persone, tra studenti circa 11.000 dalle elementari alle superiori, a docenti e personale ATA. Era stato chiesto da tutte le scuole superiori e grazie all'amministrazione comunale e all'organizzazione che ha messo in atto insieme alle scuole lo stiamo realizzando. Abbiamo avuto due incontri con il sindaco di Teramo e l'assessore Cavallari, quindi una grande organizzazione, un grande impegno, perché fare lo screening in orario scolastico non è cosa semplice da realizzare. Abbiamo dovuto sensibilizzare i ragazzi, stiamo cercando di raggiungere un numero importante, perché questo aiuta senz'altro, non solo per il senso civico, è un gesto di altruismo verso i compagni, quindi la scuola deve abituare anche a questo. Quindi sottolineo quanto la scuola stia facendo in questo momento, quando ha fatto anche nel periodo di sospensione della didattica in presenza, e quello che sta cercando di fare per assicurare ai ragazzi una scuola serena, una scuola sicura, e cercare di tenerli in presenza appunto fino alla fine dell'anno scolastico, perché questo è lo scopo anche di questo screening. Abbiamo visto che ci sono classi che partecipano quasi completamente, hanno dato l'adesione, c'è stata un'adesione importante da parte di tutto il personale della scuola, di tutti i docenti e di tutto il personale scolastico. Come funziona in caso di positività? In caso di positività abbiamo scritto già sugli avvisi che verranno per i minorenni avvisati i genitori, contatteremo le famiglie e anche per i ragazzi, insomma, poi non torneranno nelle classi. Ci sono tre corsie dentro e due ingressi, quindi uno riservato esclusivamente ai ragazzi dello scientifico e l'altro riservato esclusivamente ai ragazzi del tecnico e del professionale. Si sta facendo in altre scuole anche della città. Quindi una grande organizzazione e sicuramente siamo orgogliosi di questo, vedere tanti ragazzi che hanno dato la disponibilità, che si sottopongono allo screening, sicuramente ci fa capire che c'è una grande consapevolezza anche da parte degli studenti. Ci sono classi che hanno partecipato quasi completamente.